Ecco. Ehi, qua! Dai, 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 vieni qua! Guarda, mettila là, mi dai le chiavi, 5 euro te la tengo tutto il pomeriggio, traguardo. E doppio fila, certo, non c'è posto. Dai. Sì, sì, dai. No, non lì! Non lì che... Vabbè, allora te la rigo. A te, non mi dai i soldi? Io te la rigo. Dai, dai, parcheggiala, dai, parcheggiala. Ah. Lasciali lì sopra, anche le chiavi. Dai. Dai, dai. Quindi è così che te la cavavi? Sì. Allora, non deve essere stato difficile, duro. Difficile, duro cosa? Quando sei morto. Ma è stato difficile perché comunque muori, cambia tutto. Che ne sai cos'è dopo? Al momento, adesso è facile, dopo che poi è facile. È facile, io. Facile. Da quant'è che siamo chiusi qui? Non lo so, qui il tempo non esiste. Ma poi ci tengono chiusi perché? Perché dobbiamo riflettere su quello che abbiamo fatto, ma ormai anche se riflettiamo... Forse resteremo chiusi qui dentro finché non confesseremo... E tu cosa hai fatto? Io cosa ho fatto? Io vendevo cose, compravo cose, commerciavo. Ce l'hai? Ce l'hai. Dai, presto, dammi. No, qui non dammelo. È buona, vero? Buonissimo. Non come quella dell'altra volta, è buona questa, vero? Buonissimo. Ah, adesso piano piano faccio la scopa, Come fai? Cioè, nel senso, capisco. Ah. Diciamo che non faceva niente di prettamente lecito. Te però, adesso, parcheggiatrice esclusiva, cioè... Niente di che, dici. Niente di che, forse non stai dicendo tutta. Ma poi perché la devo dire a te? Ma perché la devi dire? Ma perché io te l'ho detto, ma chi lo sa? Perché forse se noi diciamo tutto, forse finalmente ci faranno uscire da qua. Cioè, cosa vuol dire che siamo morti? Che siamo qui dentro per sempre? È una punizione? Tutto sommato mi stai anche abbastanza simpatica, adesso ci passerai l'eternità, no? E che magari anche per altra roba che hai fatto, no? Io? No, noi in generale, quello che non abbiamo detto, quello che abbiamo nascosto, che ne so. Forse perché anche qui funziona così. Quelli poveracci, quelli che hanno strisciato sul fondo per tutta la vita, quelli come te che fanno parcheggiatori abusivi, quelli come me che sono ridotti a spacciare al primo cretino che passa pur di prendere quei 5 soldi per mangiare. Ecco, noi che siamo gli ultimi di quella terra, quando siamo vivi siamo gli ultimi anche quando siamo morti. Ci lasciano qui perché non contiamo un cazzo, questa è la verità. Purtroppo non hai superato la prova. Beh, non la parte... Era il tuo desiderio, non ci volevi passare l'eternità con me. Capito, ma adesso cosa succede? Capito, mi mandano indietro, mi lasciano qui per sempre. E poi tu vai avanti, quindi. Io... Chi lo sa se vado avanti o indietro? Posso? Prego, entri pure. Ma... Mi lasci qui? Serviamo il numero 42. Tic. Top. Ehi! Tic. Ma mi lasciate qui dentro? Ma per davvero? Tic. Stop. Sistema. Toc. Tic. Capito? Peggio. Toc. Tic. Mamma, resterai chiuso qui dentro. Tic. Sento che stai per uscire. Toc. Mamma mia, stai per uscire. Tic. Oddio! Venga, signora. Venga. Venga, manca poco. Tic. Manca poco. Sto per uscire. Manca... Finga! Oh! Tic! 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 Tic!
No! Oddio! Io non che lo volevo fare. Queste sono le prime parole che ho sentito della mia mamma. Io manco lo volevo fare. Però era carina, urlava tantissimo. E ho detto, boh, chissà, forse sarà la gioia. Urla di gioia. Non l'ho sentita mai urlare così tanto. E adesso sono lì, tra esci e entra, esci e entra. Faccio i giochini, scherzo, guardate. Oddio! Ah! Ma esci o entra, cazzo! No, non fare così, amore, non fare così. Signora, spinga! Spinga che se no non esce! Amore, no! Spinga! Io odio tutto questo! Una cosa! Più forte! No! A me tre, uno, due, tre! Di papà e poi non lo so, un sacco di facce che mi davano solo baci, 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 prendilo in braccio, portalo di là, portalo di qua, e poi mi parlavano in una lingua strana che io non capivo, dicevano e mi dicevo ma io non sono stupida. Amore, sì. Guarda, e poi ho sentito la parola fuori. Bellissima! Guarda com'è intelligente! Tu la tieni meglio, bravi me! Ah, cosa vuol dire? Dai, prova a tenere, su! Di un attimo! Dormivo solo nelle braccia di papà! Giorno e notte nelle braccia di papà. Poi mi mettevano a giocare e se non stavo nelle braccia di papà non dormivo. Ogni tanto provavo a mettermi nelle braccia di mamma, ma c'era qualcosa che mi diceva che non mi voleva, allora io... Sì, io capisco che lei è diventato padre, ma lei lo sa, è lavoro, avanti. Sì, io riesco a dire. Certo, io riesco a farlo anche con mio figlio. Io le do ancora una settimana, Antonelli. Guarda che io posso tornare e a poi... lavoro, eh. Sì, sì, Antonelli, da una settimana o lei mi torna a regime, io la licenzio, chiaro? E poi le litigate, papà che urlava a casa, mamma che urlava a casa... E mi passavano da una parte all'altra e per lungo tempo mi lasciavano sul lettino mentre loro continuavano a urlare. Quasi sembrava una canzone. Urla lui, urla lei. Si dicevano un sacco di cose che io non capisco. Sono stanca! Hai capito? Voglio la mia vita indietro, la mia vita di prima, quello che facevo prima! Il mio tempo, il mio corpo, li voglio fare! Ma l'avrai! Basta, è un momento! Ma è un attimo! È un attimo, devi trovare l'equilibrio, è un attimo, dai! E poi non urlare in faccia, su! Io devo trovare... Ecco, vedi? Cosa? Io non ci sono più! Ma come non esisto più, mi sono scoppiata e adesso ti piace più l'altra mia metà! Ma non è vero, ma cosa stai dicendo? Lei è te, lei è te! Non è me! Come non è te? Ti sei dimenticato come ero io! Non è me, io sono diversa, sono un'altra, non sono più io! Io non sono più questa! Ma come non sei? Mi sento in colpa perché lei... Io mi sentivo in colpa, perché mamma non era più mamma, era colpa mia! Il tempo passava e vedevo sempre meno mamma, sempre meno papà. Poi, un giorno, sono passati tanti anni, ero grande, stavo uscendo dall'università, mi ero laureata, ho sempre vissuto con papà, mamma non l'ho vista più. Ma il giorno della laurea... Auguri, sono molto orgoglioso di te. Grazie. Ma sei bellissima. Non sono bellissima. Sì, lo sei, hai gli occhi di tua madre. Non me li ricordo, sai. Puoi vederli adesso. Non sono più quelli di una volta, ma credo siano sempre i miei. Io vado a prendere un caffè. Ci vediamo dopo. Ti va se ci sediamo? Sì. Come stai? Bene. Diciamo che la mia vita va in generale bene.
un lavoro che ama. Me l'ha detto papà. Ho sempre chiesto di te. Però mi sono solo chiesta una cosa. Non ho rabbia. Papà è stato bravissimo. Ogni volta che dicevo mamma è una stronza, mi metteva in punizione. Non sono arrabbiata. È che vorrei solo capire. Che ti ho fatto? È colpa mia? No. Tu non c'entri in niente. Eravamo giovani e io forse non ero pronta a una cosa così grande. E questo, tu che mi parli, mi sembri addirittura capire, mi fa sentire ancora peggio. Non dovresti. Anch'io ci sono delle volte che penso di fare delle cose che sono troppo grandi per me. Quel momento, una folata di vento raccoglie un volantino che incomincia a volare. E passa vicino al postino che in bicicletta, come nei vecchi film, sta portando la posta dall'altra parte della strada.